Cari, come state? Spero tutto bene. È la terza volta che inizio a registrare questo video. Vediamo se ce la facciamo. Allora, oggi sono qui per fare un tag. È da un po' che non mi siedo a registrare. Tra l'altro, oggi ho anche il rossetto rosso, cosa che per me non è proprio usuale, ma molto bello. Molto in your face. Allora, come dicevo, oggi sono qui per registrare un tag. Sono stata taggata da Angela Cannucciari nel video Il libro risponde, si chiama il tag. Il tag è stato inventato da Steffi 1980. 1986, la nostra amata e sempre adorata Luffina, che ovviamente fa sempre i tag più trash di tutta YouTube Italia e noi la amiamo per questo. Come si svolge il tag? Bisogna scegliere un libro o più libri e selezionare parole a caso che risponderanno alle domande del tag. Sarà molto divertente, sono sicura che sarà molto divertente. I libri che ho scelto sono Il maestro e Margherita di Bulgakov, perché è il mio libro preferito, come ben sapete, e Harry Potter e il prigioniero di Azkaban della Rowling. Così, li ho scelti un po' a caso, sono sincera, a parte Bulgakov. Ma prima di iniziare il tag, le domande sono 10. Volevo farvi vedere una cosa che mi è arrivata la settimana scorsa, no, questa settimana in realtà, ma non so quando voi vedrete questo video in realtà. Due cose che mi sono arrivate da AliExpress, che sono due cover per il cellulare, per cui io interamente incolpo Barbie Xanax, perché è stata lei che ha coinvolto e contagiato l'intera YouTube con la passione per le cover, che sono queste due. Queste sono due cover per Samsung S4 Mini, che è il mio cellulare con cui io registro i video. Infatti il cellulare sta registrando al momento. Una è questa qui, dello stregato di Alice del Paese delle Meraviglie, ed l'altra è questa qui, insomma, simile Starbucks. Vi lascerò sotto il link del venditore se vi interessa. Vi lascerò ovviamente i link al canale di Steffi, canale di Angela. Io ringrazio Angela, bacio per avermi taggata e iniziamo immediatamente. Allora, mi devo anche segnare le parole che di volta in volta usciranno, perché nell'ultima serviranno. Allora, numero uno, questa parola indica la tua personalità. Io inizierei con Harry Potter. Vediamo un po' cosa esce. Fuori, sì, perfettamente. Io sono completamente fuori di testa e ovviamente si vede anche in questo video. Nel frattempo, un secondo che me la segno, fuori. Sì, proprio l'esterno di noi stessi. Secondo me questo tag è assolutamente materiale per ermitismo. Cioè, noi dovremmo mettere insieme tutte le frasi del tag e facciamo cambiare luce, benissimo, e potremmo spacciare per poesia ermetica e vedere tutti i critici letterari che si scervellano per cercare di capirli. Sarebbe fantastico. Steffi, pensaci. Fuori, sì, fuori nel senso di fuori di testa, nel senso di personalità fuori dal comune, nel senso di tanti significati nascosti a questa parola fuori, che secondo me mi si addice moltissimo, quindi sì, fuori è un ottimo termine per definire la mia personalità. Questa parola indica ciò che desidero. Domanda numero due, andiamo con Bulgakov. Vicino, io non ho nel senso di vicino, nel senso di vicino di casa, perché in quel caso no. Perché no? Vicino nel senso qualcuno vicino a me? Beh sì, in effetti a volte c'è desiderio di avere insomma qualcuno che ci è accanto, è normale. Però insomma non è proprio una necessità che sento, però effettivamente non dispiacerebbe, non dispiacerebbe, non sarebbe qualcosa che ci farebbe ovviamente dispiacere, però sì, è un desiderio nascosto di avere qualcuno accanto, di avere compagnia, di avere. Non lo so. Non so cosa sto dicendo in realtà. Questo tag è delirante. Grazie, Steffi, sei un mito. 3. Questa parola la dedichi ai tuoi nemici. Vediamo. Andiamo con Harry Potter. Ragazzi, in che senso? Ragazzi. Gli dedico dei ragazzi, nel senso che dedico loro, invito loro ad accettare la propria omosessualità nascosta o a fidanzarsi, o gli dedico di trovare ragazzi stronzi. Questa potrebbe essere un'ottima cosa da augurare ad un nemico, a una nemica femmina o a un nemico maschio, in quel caso interessato a uomini. Sì, gli invito a trovare ragazzi stronzi che gli spezzino il cuore e che
facciano soffrire, ovviamente, certamente, mi sembra giusto. La domanda numero 4. Questa parola indica la tua sfera sessuale. Che bello, che belle domande, grazie, Luffina. Corrente. Forse, boh, non lo so. Nel senso di corrente, nel senso di attuale, oppure nel senso di corrente elettrica, nel senso di corrente di pensiero. Sì, ovviamente noi sappiamo che è tutto fluido, che tutto scorre, tutto è molto, può cambiare da un momento all'altro. Sì, non ci sono certezze nella vita neanche in quel campo. Sì, effettivamente, sì, ci sta tantissimo, anche se non so effettivamente definirla perché non ho idea. Escono cose a caso, ovviamente. Questo taglio è fantastico. Comunque, corrente, sì, sicuramente è il significato dell'impossibilità di avere certezze nella vita perché tutto cambia da un momento all'altro ed è tutto molto, molto, molto flebile, molto effimero, per dirla in maniera molto, molto colta. Insomma, sì, la corrente cambia di continuo. 5. Questa parola indica ciò che non ti accadrà mai. Speriamo che sia qualcosa di bello. Alzandosi, effettivamente sì, io per alzarmi la mattina potrebbe non accadere mai perché a volte potrei rimanere semplicemente in stato completamente vegetativo perché sarei troppo stanca per alzarmi. E sì, effettivamente è molto 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 difficile ed è una cosa che sì, vorrei non accadesse, ma purtroppo molto spesso accade. Questa frase, sogni di tatuartela. Vediamo se siamo fortunati. Ma a questo punto si... Allora, no, però sempre una parola, perché altrimenti come facciamo a fare la frase alla fine? Quindi, vestito, effettivamente sì, è una bellissima parola secondo me da tatuarsi, vestito. Vestito è secondo me anche questo il significato dell'esistenza, perché noi ci mettiamo vestiti nelle nostre quotidianità, però alla fine stiamo nascondendo il nostro vero io sotto questo vestito di falsità. Non lo so, però è molto bello. È molto bello tutto questo. È bello che io cerchi di trovare significati molto profondi a queste frasi, ovviamente sempre delirando. Questo devo usare sempre Harry Potter. Questa frase è quello che faresti in cambio di ricchezza immediata. Sempre parola, ovviamente. Stretto. Stringerei qualcosa, stringerei i denti, stringerei la mano a qualcuno che detesto pur di ottenere qualcosa, comprometterei la mia morale facendo amicizie, stringendo la mano a persone che detesto e che disprezzo. Questo è un interrogativo, secondo me, molto 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 importante. Che ovviamente ci riporta sempre al fatto che noi indossiamo vestiti e maschere e che la corrente cambia sempre. Secondo me questo tag sta avendo moltissimo senso. Vedi, vedi che tutto si collega tra sé, le varie frasi si collegano tra di loro e tutto arriva ad un punto cruciale, fantastico. E comunque la risposta a tutto è sempre 42. 8. Questa frase la userai per abbordare. Ovviamente sempre parole, vediamo. Tormenti, certamente, l'amore è sofferenza, l'amore è tormento e bisogna sempre far soffrire le persone, perché ovviamente gli piace soffrire agli altri, tu devi sempre farli soffrire, devi sempre essere crudele, come diceva Teorema, la mitica canzone, prendi Madonna, trattala male, ma in quel caso va bene per tutti. Trattate male i vostri, quelli che volete abbordare, tormentateli in quel modo. Sicuramente loro saranno attratti da voi. Non so più cosa sto dicendo. 9. Questa frase rappresenta il tuo futuro e poi abbiamo finito. Meno male. E non so più cosa sto dicendo. Andiamo a vedere. Spingeva, nel senso che si spingerò in avanti e cercherò comunque di andare sempre più avanti. E di impegnarmi per portare
sfruttare, spingere avanti progetti e cose nuove, vedi che tutto ha senso. Alla fine è tutto estremamente coeso, è tutto coeso, ha tutto senso. Sono molto, 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 molto ammirata dalla profondità in realtà di questo tag. Stefi, tu in realtà sei una filosofa ancora inconsapevole di se stessa. Fantastico. Decima domanda, abbiamo finito, meno male. Tagga tre persone e dedica loro la nuova frase selezionata. Allora, io taggo Federica Frezza, perché sono troppo curiosa di vedere che cosa farebbe. Taggo, ovviamente, taggo la bietolina e taggo Sere. Metterò sotto i loro link e dirò loro cosa sono state taggate e vediamo la nuova frase. Fuori, vicino ragazzi, corrente alzandosi, vestito stretto, tormenti spingeva. Io trovo questa frase estremamente poetica. La trovo pregna di significato, come le vecchie poesie ermetiche. Tipo, mi illumino d'immenso, ho sceso tenendoti la mano milioni di scale. La vado a memoria perché non mi ricordo la poesia. Che tra l'altro è di Eugenio Montale e Gabriel Garco l'ha detta a Sanremo e tutti a percularlo. Per una volta che fa una citazione colta, questo tizio lo percuriamo anche proprio. Cerchiamo di sostenere la cultura anche se arriva così. Comunque, questo è stato il tag. Il delirio, il degenero, veramente nascondiamoci, però è stato divertente. Sono stata comunque. Mi è molto divertito fare questo video, fare questo tag. Se qualcun altro ha voglia di farlo, o fatelo pure. Siete comunque taggati, in spirito. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!